sono collegati con noi i nostri amici? Sì, certo, Davide, sono già tutti collegati. Allora, Paolo, nel ribadire la fondamentale importanza, per questo lo abbiamo messo in pole position del tuo commento al mercato, perché è l'introduzione a tutta la settimana. Ci sono però dei temi che meritano da parte di chi scrive questo un approfondimento. Quindi noi abbiamo affrontato in linea di massima l'apertura della situazione, però a noi serve ora, diciamo così, cercare di capire di più. Allora, Paolo, questa cosa che tu hai scritto sul mercato cinese, che è un aspetto fondamentale, diciamo, se ci sarà davvero questa decisione, sarà una decisione molto, molto importante. Che cosa ti aspetti che succeda a livello operativo? Cioè, tu pensi che gli operatori venderanno questi titoli cinesi, che tu hai segnalato? Pensi che ci sarà davvero una, come dire, che diventerà più cattiva l'amministrazione statunitense verso la Cina da questo punto di vista e che i fondi andranno dietro questa notizia vendendo, oppure pensi che staranno alla finestra? Ma io penso che sicuramente oggi ci saranno i cosiddetti fast market, cioè i trader, gli hedge fund che si giocheranno questa notizia, quindi vedremo sicuramente un po' di debolezza sui titoli che ho menzionato e quindi chi ama fare scalping sicuramente dovrà mettersi sugli schermi e sulla lista dei titoli da monitorare, i titoli che ho scritto. Ovviamente partendo da quelli con più elevata capitalizzazione, perché saranno quelli maggiormente impattati, quindi Alibaba sicuramente è il titolo che impatterà, sarà maggiormente impattato da questa notizia. Poi c'è un discorso currency che sicuramente può essere oggetto di interesse da parte dei fondi macro che potrebbero effettivamente andare a vedere quelli che potrebbero essere gli impatti di questo venir meno di acquisti di valuta cinese da parte delle aziende di investimento americane e quindi potremmo assistere ad un ulteriore indebolimento. E questo, se vogliamo, è un po', come posso dire, l'aspetto negativo di questa azione di Trump, perché lui sappiamo che non vuole assolutamente che la currency cinese si indebolisca, ma con questa operazione, in un certo senso, lui favorisce l'indebolimento perché riduce i flussi sulla divisa cinese. Ecco, scusa, una domanda allora, secondo te il fatto che uno venda azioni cinesi e poi tendenzialmente riporti eventualmente il denaro negli Stati Uniti potrebbe addirittura comportare acquisti ulteriori di dollari rispetto alla moneta No, più che cinese? altro vengono meno i flussi futuri, questo è quello che andrà a scontare il mercato. Bisogna vedere come è stato fatto il posizionamento attuale, perché se il posizionamento attuale è stato fatto con copertura del rischio cambio, quindi vuol dire che chi ha comprato azioni cinesi poi si è venduto lo yuan a termine per potersi coprire, allora in quel Certo. caso sostanzialmente l'impatto è nullo. Se invece ci sono delle esposizioni, inizialmente abbiamo un indebolimento dell'euro e del dollaro e poi un suo rafforzamento. Certo, quindi scusami Paolo, in linea di massima quello che tu stai dicendo è che il tono di questa guerra commerciale si sta alzando. E una domanda, e se i cinesi rispondessero dicendo che compreranno meno debito pubblico americano, ti sembra plausibile? Questo è un rischio di cui si parla da tanto tempo. È difficile che avvenga, però è un rischio importante. Se avvenisse veramente sarebbe molto preoccupante, perché sappiamo che comunque la Cina detiene tantissimo del debito pubblico americano. Appunto, è quello che mi preoccupava e d'altronde se si deve trattare di una ritorsione, deve essere una ritorsione che deve avere un certo peso, altrimenti. Però insomma, questo è interessante. Senti, ti chiedo ancora una cosa, ancora un'ultima cosa, Paolo. Quando noi parliamo di window dressing, no? Sono quei termini che a chi ci segue risultano un po' ostici, no? Da digerire, però noi nel gergo dei mercati sappiamo esattamente cosa significa avere un giorno di fine mese dove c'è il window dressing perché bisogna abbellire un pochino anche le performance delle gestioni dei fondi, soprattutto in mercati magari un po' altalenati come è stato l'ultimo trimestre europeo e mondiale. Ecco, puoi spiegare a un operatore che cosa fa e quindi un trader o comunque un investitore sul mercato cosa può aspettarsi e se ha delle opportunità? Beh, le opportunità generalmente ci sono col window dressing, che sostanzialmente
è un processo con cui i grossi fondi immettono sul mercato dei basket di ordini in acquisto sulle azioni in modo tale da far salire gli indici e far salire le quotazioni delle posizioni su cui sono maggiormente esposti, in modo tale che ai prezzi di chiusura il loro fondo ottiene una quota migliore rispetto al giorno precedente, e questo consente di massimizzare, seppur se vogliamo con micro movimenti, le commissioni di performance, le commissioni di gestione, perché da domani si rimette la palla al centro e si azzera il contatore. In passato questa prassi era molto comune, adesso negli ultimi periodi è stata meno accentuata, però è sempre una prassi da andare a verificare, perché si potrebbero appunto ottenere dei vantaggi. Quindi se si incomincia a vedere che i mercati cominciano a salire, soprattutto in prossimità della chiusura, ebbene quel trend potrebbe continuare fino proprio alla chiusura, e quindi se ne potrebbe beneficiare in termini operativi con delle operazioni di acquisto. Quindi Paolo, giusto per dirla tutta, intanto forse a fine anno potrebbe essere ancora più evidente questa attività, no? Quindi in proiezione futura, perché poi lì finisce il trimestre ma finisce anche l'anno. E poi, come dire, se oggi noi dovessimo vedere quindi qualche titolo che in maniera piuttosto inattesa fa un movimento rialzista, diciamo, interessante, oltre a non illuderci che esso possa continuare troppo, forse soprattutto come innanzitutto non andargli troppo contro, tra virgolette, e poi semmai assecondarlo, giusto? Sì, esatto, però è vero anche il contrario, cioè a chiusura se uno ce l'ha in portafoglio forse è meglio che lo fa fuori, perché magari Questo flusso viene meno nella giornata di domani. Esatto, quindi un'altra idea potrebbe essere, se non c'è tanta motivazione, magari uno short in previsione, ma preso alla fine, però in previsione, insomma un po' di idee operative le abbiamo date. Bene, senti, quindi giusto per chiudere sul petrolio, cosa dire anche, visto che è un asset class su cui tu sei ferrato e che tra l'altro è stata al centro di fortissimi interessi negli ultimi giorni per tutti i motivi che sappiamo. Il prezzo, il grafico lo vediamo qua, il prezzo è tornato da dove veniva. Eh sì, perché sostanzialmente l'Arabia Saudita è riuscita a ripristinare i livelli di produzione con una velocità veramente sorprendente, e il mercato ha prontamente scontato questa notizia. È tornato a focalizzarsi sul tema della domanda, non più sul tema dell'offerta, e quindi il petrolio da adesso in poi continuerà a scambiare in funzione di quelli che sono l'evolversi delle trattative sulla guerra commerciale. Se le trattative dovessero andare bene, con un possibile scenario di risoluzione del conflitto, potremmo vedere di nuovo un'accelerazione al rialzo del prezzo del petrolio. In alternativa dipende qual è lo scenario, se c'è un protrarsi delle negoziazioni o se queste negoziazioni si concludono con un nulla di fatto, e in quel caso sarebbe molto negativo. Dicevi Paolo, prego. Sostanzialmente il prezzo del petrolio dipende veramente dal tema della guerra commerciale. Assolutamente sì, sono d'accordissimo con te. Allora Paolo, grazie di questi approfondimenti, perché da persona di mercato e da persona che ha scritto un libro che si chiama L'ABC di Borsa, mi rendo perfettamente conto che è vero, è prezioso dare informazioni, ma soprattutto che è prezioso approfondire i temi che possono aiutare chi fa trading a migliorare il suo approccio sul mercato. Quindi grazie a te Paolo, ci vediamo e ci sentiamo la prossima settimana. Passerei a Gianluca. Gianluca, ci sei?